campionati abbiamo qua, perché addirittura non sbaglia un colpo. Sì, no, questi campionati sono stati molto positivi per me, sia per quanto riguarda comunque 100 d'orsi in staffetta oggi, però anche sono rimasta contenta del 100 stile nuotato in staffetta, che comunque è stata un po' una sorpresa, quindi significa che comunque tutto il lavoro che sto facendo sta servendo a qualcosa, quindi sono nella strada giusta e che comunque sono riuscita a trovare magari una serenità che mi permette anche di affrontare le gare al meglio. Ormai l'hai trovata da un posto, sì. Serenità, no? Sì, finalmente, dai, ogni tanto si perde un po', però ho capito come funziona. Non è una fase, diciamo, in questi due giorni c'era molta pressione sulla prestazione, su quanto fossi veramente forte, quanto potessi scendere questa prova, no? Sì, diciamo che tutti quanti, tutta questa settimana, l'orso, io ho capito, sì, però no, sono contenta comunque di aver fatto il mio personale al quinto giorno di gare, questo è il quarto giorno di gare, quindi va più che bene, so che magari posso fare un po' meno perché mi sono proprio accorta di aver sbandato sulla corsia. E quindi tante cose si possono migliorare, poi magari anche avere a fianco delle altre atlete riesce a tirarti un po' di più rispetto a che farla da sola. Sono venuti a trovare anche adesso, ci sono gli striscioni su di te, sei diventata insomma una superstar. Sì, no, queste le mie amiche le conosco da 15 anni, abbiamo iniziato a nuotare insieme, finalmente per la prima volta sono venute qua e mi hanno portato bene. Dobbiamo portarli in Corona. Infatti, sì, bisogna. Ecco, appunto, quanto vale in prospettiva mondiale adesso? Veramente c'è stato il tempo della massa 2.05 stamattina e subito hai risposto a bomba. Infatti sì, ma non l'ho già detto, ma sai che la massa ha fatto 5.9, io oddio santo. Però no, comunque sono contenta di aver fatto una gara con la testa, di non essermi impanicata. Però sì, appunto, so che da qua a luglio posso migliorare ancora qualcosa. Sono 2.04, cominciamo a pensarci adesso. No, la pian pianino muri. Dai, intanto possiamo fare 5 passi, sarebbe buono. La distribuzione della gara è piaciuta? Sì, beh, alla fine sì, era quello che mi aspettavo, sempre comunque il terzo 50 lo pago un po', però appunto magari avere un'altra ragazza di fianco che riesce a tirarmi mi fa tirare fuori qualche qualcosa in più. Cominci una gara contro te stesso o contro le rivali mondiali adesso? Perché adesso il limite si è passato normalmente. In primis è sempre contro me stessa, quindi non devo mai dimenticarmi questo, perché è proprio questo che mi fa mantenere la serenità, se inizio a pensare a quello che fanno le altre, comunque mi ha detto per niente, io posso solamente controllare quello che faccio io, se poi le altre fanno il record del mondo, però pazienza. Ma questo mentale conto merita un premio, un regalo, visto che ti sta tranquillizzando sempre meglio. Sì, beh, comunque ogni gara che faccio riesco a migliorare un pochino e questo mi dà ancora più sicurezza in me, riesco a stare più calma e riesco anche ad allenarmi meglio, infatti ho trovato un gruppo di allenamento il migliore di tutti questi anni, sto benissimo con loro e riesco anche appunto a tirar fuori qualcosa in più. Le pagine giornale, fotografie, così sei entrata anche in un'altra dimensione come personaggio, no? Sì, quello mi fa ancora un po' strano fare gli shooting, le interviste, però devo dire che mi piace, quindi sono contenta. È nata una stella.